Bella frate, buongiorno. Sono le 7 domenica mattina e chiaramente si esce per fare i bisognini. Come tutte le mattine, il nostro Iago si diverte a svegliarci piangendo perché deve uscire. Ma ci sta. Come hai visto, c'è un po' d'arietta. L'area camper stop di Torbole è molto grande. C'è anche un parco giochi e va direttamente sul lago, quindi c'hai il cancello lì giù in fondo, che adesso se Iago mi molla il colpo ti faccio vedere. In teoria oggi ci avremo anche un bel sole, si starà da paura. Speriamo, perché ce n'è veramente bisogno di un po' di sole, un po' di energia positiva. Comunque dai. Questo è il parchetto, frate. Il cancello è molto fico, ci sta. Pulsantino rosso, tac. Si apre il cancello, tac. E questo è lo spettacolo che ti si apre davanti quando esci dall'area di sosta, frate. Io sinceramente non so come descrivertela perché secondo me queste immagini valgono più di un milione di parole. Giretto fatto, adesso andiamo a fare colazione. Sono le 10, frate, o poco meno. Andiamo a vedere come dobbiamo fare per pagare, perché sinceramente non lo so. Ieri sera avevo letto che per pagare bisognava andare qua tra le 8 e le 10, ma credo che ci sia un sistema di rilevamento targhe. Adesso vediamo, mi informo. Facilissimo, non ho fatto in tempo neanche a dirlo, sei entrato dentro, numero di targa, ho pagato 22 euro, a posto, possiamo uscire quando vogliamo e quindi adesso ci andiamo a fare una bella passeggiata perché è uscito il sole e ci sta tutta una mega passeggiata, frate. Bene, adesso inizia la gara di salti in acqua. 1, 2. Proviamo Giorgia. Fatti un paio anche il tuo, 3. Questa parte qua di Torbole non l'avevo mai vista. Ho notato che c'è pieno di campeggi, frate. E sinceramente Torbole, a Riva del Garda, sono qualcosa come a piedi, una mezz'oretta, quindi non è una grande, cioè te fai una passeggiata se arriva del Garda volendo vedere. E secondo me tra Torbole e Riva del Garda, Torbole è decisamente più comoda, più pratica diciamo, da vivere, no? In vacanza. È un sacco di spiaggia, un sacco di posto dove puoi praticamente stare in panchina al sole, insomma, bello, ci piace. Poi vabbè, qua c'è una gran lunga ciclabile, pedonale ovviamente, e noi adesso ci facciamo un salto al Lidl, prendiamo un po' di carne e poi facciamo una bella grigliata. E da una gitarella del fine settimana
ci ritroviamo a fare una vacanza. Bella. Cosa vuoi mangiare? Bocconcini di pollo. Va bene, a te faccio i bocconcini di pollo. Ma ci sono già, li ha già presi la mamma, secondo me. Ma li prendo due? Sì, i bocconcini di pollo l'hai già presi? Sì. Ok. E possiamo fare gli spiedini, possiamo fare gli arrosticini, le costine. Eccole. E pensa, questa è Milka, 2,15 euro, che invece alla Coop costava 2,89 euro. E poi mi dicono di non comprare il Lidl. Allora, io non lo so voi, ma sinceramente noi al Lidl ci compriamo veramente tanto. Secondo me tanti dicono di non comprare, no, ma poi alla fine tutti comprano qua. I prezzi sono molto buoni e il prodotto, anche se scegli il prodotto giusto, secondo me ci sta. Adesso siamo in fase ricerca dolci e schifezze varie e poi ce ne andiamo. Siamo entrati con un sole della Madonna e usciamo che c'è vento e è diventato tutto quanto grigio. Sembra quasi che ce lo fa apposta. Ah, ma noi ci organizziamo lo stesso, a mangiare la carne ce la mangiamo lo stesso oggi. Se festa deve essere, che festa sia, come sarà non lo so, ma sarà sempre comunque una festa. Qua esci dal Lidl con la neve, no. Sempre festa sarà con la neve, giochiamo con le palline di neve e ce ne fotte. E niente, esci dal Lidl, frate, e sei sulla strada principale, forse te lo dico, ecco qua, strada principale con ciclabile pedonale, bella comoda, larga, e saranno un centinaio di metri, 200, e ti ritrovi di nuovo al camper stop, che è praticamente attaccato anche al centro di Torbole. Centro di Torbole che non c'è tantissimo da vedere, ma comunque carino, carino, e questo posto merita, merita veramente tanto, ci sta. Con questo ti ho detto tutto, fratello. Non si gira più. Con questo ti ho detto tutto. Ti ho portato anche a Riva del Garda, a Torbole, a dove altro siamo andati, non mi ricordo, ad Arco. Ci ho fatto un bel giretto, un bel fine settimana. Ci voleva proprio. Prossimo giro, se ne parlerà, non so se per carnevale o più avanti, vedremo. Comunque resta connesso, seguici, mettici un mi piace, fa come te pare, clicca là, clicca di qua, clicca giù, clicca su, clicca quando cacchio te pare. Se te vate clicca, se te vate clicca, chiudi, fa tu, spegni, spegni che la corrente costa tanto. Villa Cianna, fronte lago. Sono camper anche lì dietro, frate. Questo posto qua è super organizzato, ma super super super. Iago ha fatto regalino. Vedere questa striscia che rispecchia il sole mi mette non il buon umore, un relax che non hai idea, proprio top. Lido blu, passeggiata fatta, spesa pure. Abbiamo pestato una merda. Comunque niente, frate, semplicissimo. Ci siamo, abbiamo messo 2 euro qua dentro e lui ci ridà la cassetta lavata e stirata. Bella. Comunque, frate, allora, veloce veloce, dai, ti faccio vedere. Si entra praticamente da qua. Lì c'è la strada principale, quindi strada principale, traversa, entri dentro, è un po' strettino lì giù in fondo, però comunque c'è la sbarra, quando è alzata puoi entrare direttamente, ti legge la targa. Qua c'è carico e scarico e secchi dell'immondizia per la differenziata. Le piazzole iniziano qua davanti. Sulla sinistra dall'ingresso c'è la reception, un piccolo mini market.
ha rifornito insomma con le prime cose proprio di prima necessità e poi un sacco di spazio per i camper e in fondo alla strada si esce col cancello e te ne vai sul lago, quindi è fantastica. 22 euro a notte, anzi 22 euro praticamente due giorni volendo, perché se tu vieni qua al mattino fai una notte e stai pure il giorno dopo hai speso 22 euro. E questo sinceramente anche qua è veramente tanta roba, perché in altri posti costa tutto molto di più. Cioè se vai in un campeggio qua puoi aprire anche il tendalino, perché guarda che piazzole che c'hai delle piazzole che sono bestiali. Guarda, adesso ti faccio vedere. A parte che abbiamo chiappato proprio la piazzola con sotto il pino, quindi c'ho tutta colla, un macello, vabbè. Però hai la piazzola che inizia da qua, vedi? Quindi io sono parcheggiato anche male e finisce qua. Per cui in tutto questo spazio qua tu ti puoi aprire bel tendalino e campeggi bello tranquillo. C'hai carico e scarico, c'hai la corrente, c'hai tutto. Questa zona qua, questa roba qua, altro che campeggio. Questi sono avanti anni luce. Sono veramente avanti anni luce. Il campeggio non c'ha proprio niente a che vedere con una roba del genere. Tra l'altro c'ha dei servizi che sono stracomodi. E poi c'è il lavacessi anche, che in campeggi non trovi, quindi che cacchio vai di più. È fantastico, è un posto veramente molto molto bello, vale più di tanti altri campeggi, ma tantissimi altri campeggi. E salutiamo il lago. Ciao ciao lago. Frate, finita veramente stavolta. Fine settimana, ci è piaciuto, ci stava proprio. Ce ne andiamo a casa, ci abbiamo 2 ore di strada da fare. Se ti è piaciuto. No, la galleria. Non abbiamo pensato alla galleria. Vabbè, vai. E dove vado? C'è un'altra. Bella, bella. Ci abbiamo 2 ore di strada, qualche galleria, ci facciamo tutto questo paesaggio qua. Ancora. C'è un'altra galleria. Ha rischiato. C'è un po' di nebbia, non è che si vede. Comincia a scendere il freschino. È arrivato il momento, sono le 4, ma qua alle 4 comincia già a far freschino la sera. Si vede proprio l'umidità che arriva. Quindi è arrivato il momento, andiamo a casa, arriviamo verso le 6, 6 e mezzo, ci risistemiamo, ceniamo e nanna, e domani si riparte. Quindi, se ti è piaciuto il video, frate, come sempre, te lo chiedo, ma lo sai, lasciaci un mi piace, lascia un like, lascia, scrivi, fai qualcosa. E grazie per essere stato con noi ancora e ci vediamo al prossimo video. Bella!